Insieme si vola il messaggio che accompagna l'ultima opera di Ale Puro. L'artista ha decorato la parete del Salone delle Feste dell'Asilo della Madonna Addolorata di Vigevano, utilizzato anche come teatro. Il contatto è nato grazie a un corso di disostruzione pediatrica. Paola Cavallini, presidente della Commissione Politiche Educative del Comune, aveva tenuto i rapporti con l'asilo e, oltre ai consigli per l'organizzazione del corso Salvavita, inaspettatamente si era sentita chiedere se per caso conosceva un artista in grado di abbellire il grande muro. Sono stata contattata dalla scuola per poter abbellire il teatro all'interno della parrocchia della Dolorata, qua della scuola della Dolorata. Ho chiesto ad Alessandro Puro, che non è la prima volta che collaboriamo insieme, se aveva disponibilità. Lui è stato subito entusiasta e devo dire che quello che è venuto fuori è veramente eccezionale. Per Ale Puro si tratta del secondo grande murale realizzato in un asilo vigevanese. Il primo era stato al De Omini, ora alla Madonna dei Sette Dolori. Ho sfruttato la parte bassa in modo da renderla un po' come se fosse un oceano, disegnando queste collinette all'estremità dove ci sono due casette e due bambini, due soggetti per incontrarsi hanno preso il volo. E quindi è stato un lavoro abbastanza. Certe pareti, non lo so, già parlano di per sé, quindi ho visto subito l'immagine, siamo stati anche abbastanza rapidi nel progetto, nella scelta e tutto, perché anche loro la mia idea gli è piaciuta subito ed eccolo qua. L'opera vuole richiamare al teatro sia come esperienza di comunità, sia come trasmissione di un messaggio verso l'esterno, da qui la metafora di un volo condiviso. Perché credo che manifesti un po' quel percorso del volare alto che ciascuno di noi deve cercare un po' di riprendere nella propria vita e che abbiamo un po' perso nel momento in cui andiamo avanti con l'età.